I know that you're waiting for me like a dog. But have some patience for the part of me that's lost. There's been 100 times when I don't recognize any of you that love me. I try to memorize and identify, but it's all getting foggy. My head is in the clouds right now. Just pray I come around, around. Hello, hello, are you lonely? I'm sorry, it's just the chemicals. Hello, hello. Ufficialmente, buongiorno a tutti e benvenuti in questo weekly vlog, che poi non è mai davvero weekly perché la settimana per me finisce il venerdì, però benvenuti! Oggi è lunedì e come avete visto stamattina ho fatto un morning workout, ma vi volevo raccontare cosa è successo dopo, perché infatti faccio un morning workout un giorno sì e un giorno no. Oggi ne ho provato uno diverso, della stessa tipa che faccio di solito. Ho finito l'ultimo esercizio, devo averlo fatto un po' troppo velocemente e ho avuto male alle chiappe, diciamo. Un male che non sembrava voler andare via, ma che dopo un po', per fortuna, è sparito. Ieri ho deciso di fare un po' di makeover della mia stanza e ora vi mostro cosa ho fatto. In particolare ho messo a posto tutta questa parte qua, perché soprattutto qui era molto incasinata. Qui ho messo in fondo, che non si vedono, i quaderni nuovi che ancora devo utilizzare, e qua ci sono i raccoglitori. Là ci sono i quaderni iniziati, qua ci sono tutti i libri da studiare, fare per questi esami e lì delle cose un po' casuali. Mentre qua ho messo tutti i fogli che sono solamente fronte e che quindi hanno il retro ancora da utilizzare, che utilizzo per fare alcune delle mie cose, magari scrivere appunti eccetera. E poi ho risistemato anche una delle mie pinboard. Infatti questa qua, se vi ricordate, era quella piena di foto di Harry Potter. Le ho tolte perché la mia relazione con Harry Potter sta cambiando, ma di questo parleremo in un altro video. E qua ho messo tutte le cose della mia estate. Questo l'ho trovato mentre mettevo a posto l'altro coso, che è un riassunto del Pore Pare spagnolo, che è sempre utile. Poi ho messo le cose della Beautiful Gallery e poi qua le cose più interessanti, cioè un calendario del 2022, il retro del mio quaderno con Ant-Man, il mio amore, e tutti gli esami che devo fare nella sessione estiva. Questo sistemare devo dire che mi ha molto aiutato, mi sento molto più presa da quello che insomma devo fare. Oggi avrei due lezioni, ma praticamente una di queste ho deciso di farla da non frequentante, cioè didattica delle lingue moderne, perché onestamente ho seguito il corso le prime settimane e non mi stava per niente piacendo, quindi preferisco tenermi il mio tempo, soprattutto il mercoledì, e quindi lo faccio da non frequentante perché tanto è la stessa identica cosa. Quindi oggi solamente lingua spagnola alle 13.45 fino alle 3:15, ma adesso tra pochi minuti devo vedermi con le mie compagne di gruppo, faremo una riunione per parlare di un lavoro di gruppo che è da consegnare entro oggi, quindi lo rivediamo un attimo e poi probabilmente lo consegneremo. Quindi premiamo su partecipa e ovviamente ci sono solo io. Ciao! Cioè almeno io ho fatto così, ho guardato uno dei video che avevano inviato e ho scelto il mio, che ho visto che non aveva fatto nessuno, ne avevo scelto un altro, l'avevano già fatto e quindi l'ho cambiato. Ma poi anche la cosa da fare, da scrivere, in realtà in un'ora la fai. Vabbè, comunque se volete io condivido lo schermo con il testo. Allora, secondo me possiamo anche lasciare tipo appunto così fatto tutto a punti, più che scrivere un testo. Cioè tipo appunto plano fonico, bla bla bla. Ciao! Ho finito questa riunione, è durata praticamente un'oretta. È stata in realtà molto molto bella perché abbiamo anche un pochino chiacchierato ovviamente delle nostre cose, della nostra triennale anche per esempio. Mi sono veramente resa conto di quanto ho fatto schifo la mia triennale. In realtà adesso, siccome devo aspettare prima di andare a lezione perché è meno un quarto alle due, volevo diciamo finire uno dei miei obiettivi di questa settimana, perché infatti non ve l'ho detto prima ma ho due obiettivi. Vi appoggio e ve li dico. Sono due obiettivi che hanno a che fare con la lettura, il cui primo obiettivo è quello di finire questo fumetto, perché infatti l'ho comprato ormai 2 settimane fa, mi mancano 2 o 3 issues da leggere e non l'ho ancora finito, e quindi penso che questo sarà quello che leggerò in questa ora, ora e mezza che mi manca. E poi devo assolutamente iniziare il terzo libro di Elena Ferrante, perché come sapete ho appena finito di leggere il secondo settimana scorsa credo, e quindi voglio iniziare il terzo così che non mi dimentico quello che è successo nel secondo. È un libro effettivamente molto più corto perché sono 350 pagine credo, però oggi pomeriggio oppure stasera lo inizio, ma oggi pomeriggio devo anche iniziare a studiare in maniera seria, quindi sarà una giornata molto molto piena.
look in my eyes, he's still in paradise. Did the kitchen change? What about your name? You used to be my heart, now you're just a face. My head is in the clouds right now, just pray I come around, around. Oh, hello, hello, are you lonely? I'm sorry, it's just the chemicals. Hello, hello, do you know me? I'm cold. Buongiorno a tutti, io mi sono appena alzata dal letto, sto premendo adesso su partecipo per entrare a lezione che in teoria non è iniziata, però doveva iniziare alle 1:15 e porterò in cucina il computer e farò colazione mentre ascolto. Ma volevo dirvi due cose. Allora, la prima è che stamattina mi sono svegliata, cioè in realtà mi sono svegliata qualcosa come 10 minuti fa, non mi va Teams, perfetto raga, urlo. Sono andata su TikTok un attimo per vedere le mie notifiche e il primo video che mi è apparso era un fan video di Skins. Chi ha visto Skins sa che in ogni generazione succede la stessa cosa. E niente, ho visto un fa video di quella cosa. Ovviamente ho pianto. Adesso Teams funziona. Forse, non è mai detto. Ok, sono entrata, ma la prof ancora non c'è. Con calma, come sempre. E poi altra cosa che vi volevo dire è che ieri praticamente non ho vloggato, perché prima ho iniziato a studiare, poi mi sono messa a voler girare un video, poi l'ho montato, ho ascoltato un po' di Eclipse che in realtà sto ascoltando in audiolibro dall'anno scorso, e poi sono andata a letto, ma prima di dormire ho deciso così spontaneamente di iniziare un fumetto degli Young Avengers, perché onestamente è da troppo che volevo leggerlo. Raga, scusate, ma sono qui che aspetto su Teams e sapete che ci sono tutti i vari pallini con i nomi, le iniziali, eccetera. E c'è il nome e cognome di una persona che mi sa che la conosco, perché ha un nome troppo strano per essere una casualità. Raga, aiuto! Adesso vado su Facebook e vedo se è lei. Potrebbe effettivamente essere una casualità e hanno lo stesso nome e cognome, però non credo. Intanto la lezione di stamattina vi dico che è lingua spagnola. Il professore sta finalmente iniziato, ma nel frattempo io ho cercato questa tipa. Su Facebook non mi dava niente, ma mi sono detta ma magari non usa più Facebook, non lo aggiorna, e quindi sono andata su Instagram ed effettivamente c'è scritto la città dell'università che frequento io, quindi le ho scritto super imbarazzante perché non sapevo cosa scriverle, perché letteralmente le ho scritto ciao, ci siamo conosciute nel 2013 in un viaggio studio, eravamo nello stesso gruppo e ora penso che sei in classe con me, cioè non lo so, tutto molto strano. Update, è lei, fa stranissimo, non so se continueremo a parlare perché ho veramente notato che in magistrale non si è molto proni a fare così, a parlare insomma con gli altri. Però le ho chiesto se fa la mia stessa magistrale o ne fa un'altra, perché il corso di spagnolo lo seguiamo in due magistrali. E basta, adesso però ascolto la lezione veramente e faccio un po' di colazione. Da una parte abbiamo la lezione di spagnolo, qua abbiamo i miei cereali e la mia mini colazione. La prima lezione della giornata è finita, ora sto aprendo ufficialmente la mia finestra per vedere insomma il cielo fuori. Wow, che bella giornata in cui dovrò stare dentro fino alle 18:30. Però la cosa bella è che mi hanno appena suonato e adesso ti scendo, perché mi è arrivato un pacco che in realtà è il regalo per la festa del papà. Ovviamente non ve lo mostrerò perché ci sono le foto dentro, però praticamente è un libretto con la nostra storia, foto, voglio vedere com'è venuto. Ecco qui il mio pacco, come vedete, o forse no, comunque eccolo qua, è da Photosy, che ormai è il mio sito preferito. Nel frattempo che apro il mio pacco entro nella prossima lezione, che è l'esercitazione di lingua spagnola, che penso che sia la materia che ora sto odiando di più. Poiché noi che siamo online siamo un pochino visti come quelli da non considerare, infatti i lavori di gruppo li facciamo in 60 contemporaneamente, quindi non ha veramente senso, però vabbè, seguiamo lo stesso, vedremo cosa faremo oggi. Intanto il packaging, oddio, adoro, in realtà è messo dentro il packaging, mi dispiace anche rovinarlo, però voglio vedere come è fatto dentro, quindi al massimo lo rifaccio. Raga, ma in che senso? C'è anche questa roba qua per la festa del papà, con scritto for my special dad. È bellissimo.
bellissimo, certo questo lo uso adesso. E per quanto riguarda il libretto, è questo qui, comunque è molto piccolo ed è effettivamente come lo volevo, non lo volevo estremamente grande come altri che abbiamo. E le foto ovviamente stampate da Dio, raga, aiuto. No vabbè, super bello. Mentre aspetto mi sa che faccio queste cose qua. E niente, vi consiglio Foto Sì, che non mi sponsorizza, però se vuole sponsorizzarmi volentieri, perché io lo uso sempre. Il mio pranzo di oggi consiste in branzino e adesso aprirò Netflix per guardare qualcosa, ma penso che guarderò The Office, perché oddio è uscito, raga è uscito, scherzo, guardo sicuramente questo subitissimo. Sono appena entrata nell'ultima lezione della giornata, dopo essermi vista credo 3 episodi di Guida Astrologica. Per adesso la seconda stagione mi sta piacendo, ma ho preferito la prima, anche perché sfortunatamente odio l'interesse amoroso principale. Però a parte questo, adesso avrò lezione non stop fino alle 18:30 e non so onestamente se ce la farò a sopravvivere. La lezione è iniziata mezz'ora fa, questa qua è la prof che mi piace di più onestamente tra tutte quelle che ho, però adesso sta blaterando su cose che in teoria già sappiamo. Cioè mi sto veramente chiedendo se nessuno delle persone in classe ha mai fatto una certificazione linguistica o ha mai scritto qualcosa in inglese, perché è da mezz'ora che sta parlando su come si scrivono gli essay in inglese e mi sto veramente chiedendo what the fuck. Sono in pausa da inglese, ma non lo so raga, non sto trovando la lezione utile, quindi in diretta con voi sto uscendo, perché secondo me è assurdo dover partecipare a una lezione che non è utile per te. E adesso io non dico che mi sento superiore agli altri, però letteralmente c'erano delle persone in classe che avevano problemi a tradurre delle parole che io mi chiedo, ma raga, ma voi non vivete in inglese come me? Però penso che se uno fa lingue, a un certo punto tutto il suo intorno diventa nelle lingue che studia. Ma a quanto pare tante persone non lo fanno, perché avere difficoltà a tradurre certe parole, uno si fa 2 domande. E vi giuro, non è per dire io sono meglio, ma è proprio una domanda che mi faccio. Cioè, magari gli altri non lo fanno, e perché non lo fanno allora? Però alla fine che discorso scemo, cioè alla fine era così anche in triennale. Onestamente non li capisco, però ok. Buon mercoledì. Ieri pomeriggio ero super ammotivata e ho finito per fare un mental breakdown e guardare un film divertente. Stamattina ho lezione e ovviamente sono in ritardo perché mi sono svegliata tardi, perché sono andata a letto tardi e sono ancora immotivata, quindi tutto molto bello. Però nonostante tutto andiamo a lezione, che è lingua spagnola, che ovviamente è già iniziata. Ok, l'audio non va, però stiamo guardando questo video che è tipo da un medical drama spagnolo, non ne ho idea, un po' trash, ma ok. Lo so, non sto molto vloggando in questi giorni semplicemente perché durante le lezioni non riesco a concentrarmi come vorrei, mi sento veramente tanto immotivata, non è una parola in italiano credo, comunque non motivata a seguire le lezioni principalmente, non le trovo interessanti come quelle del primo semestre, quindi finisco per ascoltare e basta, sapendo che poi me ne pentirò ovviamente. Tra l'altro ieri quello che mi ha molto immotivato, diciamo, è stato che ho scoperto che sia per l'esame di inglese che per quello di spagnolo alla fin fine c'è un solo appello durante la sessione estiva, perché ovviamente non è che l'esame di lingua inglese o di lingua spagnola, come dovrebbe essere, è un unico esame. Alla fin fine sono 3 esami divisi e quindi utilizzano tutti e 3 gli appelli che sarebbero disponibili, e quindi alla fin fine è un solo appello. Questo mi ha davvero depresso, perché io non ho mai superato l'esame di lingua al primo colpo, e in più il fatto che le lezioni mi annoino da morire non è una cosa positiva. Sta di fatto che adesso tra più o meno mezz'ora avrei un'altra lezione, perché la professoressa di spagnolo finisce sempre prima e quindi abbiamo più tempo rispetto ai 15 minuti universitari. La mia voglia di seguire quella lezione è praticamente nulla, poiché è l'esercitazione di spagnolo dove noi online siamo poco considerati, quindi quello che penso di fare è muovere un pochino il mio corpo, perché ieri non l'ho fatto e ne sento un po' il bisogno, e poi vediamo come va avanti la giornata. Penso che farò questo workout, che vabbè ha molte cose che non c'entrano niente, tipo beginner friendly. Ok, beginner sì, non è proprio un morning o good morning perché ormai è quasi ora di pranzo, ma non importa. La tipa, ve la consiglio molto, Monica Fit, mi piace veramente tantissimo. Adesso mi metto anche i pantaloncini. Che lunedì avevo fatto il morning workout con i pantaloni del pigiama, e l'ho sempre fatto, ma sto iniziando a sentire caldo. Anche stanotte ho dormito caldissimo, quindi questa volta faccio con i pantaloncini, e dopo penso che farò anche un giro di, non so neanche se la vedete, di cyclette, così giusto per spice things up. Poi non lo so raga cosa ne farò della mia vita, tanto così da un mental breakdown. Però si va avanti, perché lì Monica Fit mi dice good morning everyone, è ora di fare un po' di movimento, e andiamo allora.
say, you've been through this before. You gave away all your secrets to someone who up and left you in pieces. I know the feeling, believe me. I know the prices you gotta pay. I'm sacrificing my freedom and all just to get somebody to see me. Nobody said it was easy. My heart's been broken and broken and broken and broken, but I keep on hoping and hoping and hoping and hoping that if it keeps on breaking and breaking and breaking and breaking, then one day it'll open and open and open and open and open for you. Buongiorno a tutti e buon venerdì. Ieri non ho molto vloggato perché tutta la questione dell'Erasmus eccetera, e ancora non so niente, nel senso che uscirà un video comunque a parte, ma chi lo sa, potrei ancora andare, ma non ci voglio sperare troppo. Da di fatto che poi sono venuta dai miei, io e mia madre abbiamo mangiato la sera insieme del sushi, poi abbiamo visto Iron Man 3 e praticamente ho deciso di passare il weekend dai miei, quindi quello che farò è andare da me, prendere almeno il computer e il caricabatterie, magari anche un libro, poi passare al supermercato a prendere qualcosa da mangiare e poi andare al lavoro da mia mamma, che la vado a prendere e veniamo a casa insieme. Quindi ora io sono pronta e andiamo. Come vedete l'outfit è lo stesso di ieri perché non avevo voglia di cambiarmi. Onestamente ho un po' una vibe, mi piace molto. Ovviamente sono arrivata alla fermata dell'autobus e il mio bus mi è passato davanti. Che culo. Voglio dire una cosa ovvia, ma detesto il cambiamento climatico, perché ieri sono uscita con la giacca aperta e avevo anche caldo. Oggi invece con la cerniera fino al collo perché c'era un vento e faceva freddissimo. Ok che abito nel nord Italia, però anche meno, eh. Ovviamente mi sono persa su TikTok, ma ora è tutto pronto. Qui abbiamo il mio amatissimo zaino arancione. E tra l'altro volevo anche mostrarvi le mie nuove addiction. Abbiamo questa spilla Marvel Comics presa a Bologna. E poi questa invece presa da Tiger con scritto Hero of the Day, perché comunque si abbina quella della Marvel. Non so se l'ho detto, ma ovviamente sono in ritardo, quindi dovrò correre, sferzare verso la fermata dell'autobus per andare appunto da mia mamma. Però di aver preso tutto e comunque sì, mi sono anche messa la sciarpa perché io freddo non lo voglio prendere. Raga, fa freddo e io mi chiedo onestamente perché. Comunque altra speranza che ho, oltre a quella di non aver dimenticato qualcosa, è quella di sperare di non prendere lo stesso bus degli studenti, altrimenti attacco di panico is on the way. Sapete come si chiama quando per due volte di fila in una stessa giornata vi passa l'autobus davanti quando voi dovete prenderlo? Si chiama essere sfigati. Sono sopravvissuta a tutto. Sono anche andata a fare la spesa, non ho fatto nessun video perché ho fatto molto di fretta. E oltre al cibo ho ovviamente trovato altre cose inutili, la cui prima è un nuovo quaderno degli Avengers a righe. E poi c'era l'opzione due libri 9,90 della Bompiani, e ho trovato due libri secondo me molto molto interessanti. Il primo libro è questo qua di Kurt Vonnegut, qui ho già letto un altro libro che si chiama Uomo senza patria, che in teoria è un non fiction. E poi Il padre infedele di Antonio Scurati, che conosco come autore perché lo legge mio padre e volevo provare anch'io, e la trama sembrava molto strana però interessante. Non vi ho più aggiornato, ma siamo arrivate a casa, abbiamo mangiato e ora sto uscendo con mia mamma con il carrellino suo proprio da boomer a fare un po' di spesa, poi vediamo dove ci porta la giornata. Ovviamente sono uscita con mia madre, non ho filmato nulla, anche perché il mio telefono sta morendo, nel senso che è scarico. Però stasera i miei hanno deciso di mangiare uno la pizza, che voglio dire pazzi, e poi io e mia mamma guarderemo un film della Marvel insieme perché vogliamo continuare questa maratona. Stasera mamma ci tocca Thor, quale secondo film di Thor, però fa cagare, almeno secondo me, quindi yay. Finché aspettiamo la pizza io vado avanti con questo fumetto degli Young Avengers. Ho messo qua un segnalibro e quindi come vedete mi manca veramente pochissimo, e dopodiché penso
licenziare finalmente il libro dell'amica geniale. Finiamo questo video dove siamo partiti questa mattina, più o meno. Abbiamo visto Thor, io lo considero il film più brutto dell'MCU, ma in realtà non è brutto per la trama, perché in realtà non è male, non è la mia preferita, però comunque non è malissimo. Ma è brutto per colpa di Jane Foster, un personaggio terribile, almeno secondo me, caratterizzato comunque male, e un po' troppo, almeno per me, gira intorno alla relazione Jane-Thor, che non è il massimo. Detto ciò, però, questo video non so neanche se riuscirò a caricarlo in tempo, perché qua dai miei internet prende di merda, però appunto per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto e fatemelo sapere con un commento qua sotto e noi ci vediamo forse settimana prossima, non so se vloggerò, adesso vediamo, ma comunque qualche tipo di video sicuramente uscirà e niente, bye!